edizione del Magna Grecia Film Festival, tutto pronto a Montepaone dal 28 luglio al 4 agosto. Parliamo insieme del programma. Beh, sarà un grande programma come avete potuto vedere, grandi attori, grande cinema, grande musica, grandi emozioni che vivremo dal 28 luglio al 4 agosto. Dei film molto diversi tra di loro, qual è stato il motivo che ha guidato le tue scelte? Brava, una bella domanda. Ci sono dei film molto interessanti. Io ne ho dei film miei preferiti, che non sto qui a dire per correttezza. E ci sta secondo me una grandissima attenzione per dei generi che il mercato italiano e la produzione italiana non cura molto, come il noir. E mi ha affascinato vedere dei film che non è la solita commedia, per carità, ben vengano le commedie fatte di un certo livello, però vedere delle opere prime che lavorano su altri generi da sempre, insomma, una soddisfazione, no? Un giovane autore poi italiano che si cimenta col noir mi ha dato grandi emozioni. Alessandro Haber, Mario Venuti, momenti musicali, chiudiamo facendo qualche nome per allettare il pubblico del Magna Grecia. Alessandro Haber, come tu sai, è un grande amico del festival, riceverà la colonna d'oro alla carriera e ci regalerà questo meraviglioso concerto. Sarà il 31 agosto. L'1 agosto ci sarà una performance musicale del grandissimo Gaetano Curreri, che riceverà la colonna d'oro per la migliore colonna sonora posta in piedi in paradiso, dove ci sarà una grande performance musicale anche di Gaetano Curreri con Foschini, che è un pianista. E poi ci sarà la performance musicale di Mario Venuti, vi prego, parliamo di performance musicali, che è un grandissimo cantautore italiano che merita di avere un palcoscenico importante come il Magna Grecia. In bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie. La provincia di Catanzaro, ancora una volta vicina a un evento culturale, si parla di cinema, questa volta a Montepaone. Beh, devo dire sempre con maggiore convinzione, perché il direttore artistico, ovviamente, insieme a Gianvito da Casadonte, credo che siano quel mix vincente dove sappiamo di investire su una realtà importante dal punto di vista turistico, e parliamo in questo caso gli altri anni a Soveato, quest'anno a Montepaone e a Squillace, ma soprattutto in un mix che solo lui riesce a produrre di qualità rispetto alla visione dei film o dei corti piuttosto che alla presentazione dei libri, ai tanti personaggi che arriveranno nelle nostre location, a quello che possiamo offrire ovviamente ai nostri cittadini e ai turisti, ma nello stesso tempo un duplice connubio, pubblico e privato, attraverso tanti imprenditori e tante imprese che devo dire fanno onore alla nostra terra, e nello stesso tempo poter unire sempre di più comuni affinché si possa in qualche modo muoversi da una parte all'altra e cercare di creare anche un flusso migratorio.